La presentatrice ha ricevuto la triste notizia solamente qualche giorno fa, tuttavia non ha potuto far altro che andare avanti. Lo scorso 10 maggio è andata in onda la prima puntata del nuovo talent show condotto da Milly Carlucci, in prima serata su Rai 1 è stato trasmesso l'Acchiappatalenti. Un format inedito per l'emittente che spera di ottenere buoni risultati a livello di ascolti e di share, le impressioni iniziali sembrano buone, bisognerà vedere se i telespettatori si sintonizzeranno ancora per i prossimi appuntamenti. All'interno del cast tanti volti di spicco della televisione, tra giurati e talent scout. Dietro il bancone dei giudici infatti si è seduto un trio d'eccezione composto da Flavio Insinna, Simona Ventura e Francesco Facchinetti affiancati in trasmissione da Teo Mammucari, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Wanda Nara. Entusiasta la padrona di casa ha presentato la sua creatura al settimanale Chi, raggiunta dai microfoni della redazione per un'intervista. Durante la chiacchierata c'è spazio anche per un triste retroscena di cui in pochi erano venuti a conoscenza. Milly Carlucci sull'addio di Nino Frassica, comprendo il suo dolore. Doveva essere uno dei volti di spicco dello show, Nino Frassica, ma alla fine si è visto costretto a lasciare il proprio posto a Wanda Nara, contattata in fretta e furia dagli autori del programma. Non ha fatto resistenza Milly Carlucci, ovviamente, anche perché l'attore ha da poco detto addio al fratello Matteo, che si è spento all'età di 78 anni. Alla prima edizione dell'Acchiappatalenti, che ha esordito nel palinsesto di Rai 1 lo scorso 10 maggio, non ci sarà. In veste di talent scout la showgirl argentina, che farà compagnia ai colleghi Mara Maionchi, Teo Mammucari e Francesco Paolantoni. Col dolore nel cuore, la padrona di casa si è ritrovata a prendere una decisione abbastanza scomoda, come rivelato ai microfoni del settimanale Chi, alla rivista ha presentato il format nei giorni scorsi. Lo capisco, non è nello spirito di scherzare, ha dichiarato e poi ha aggiunto, finché sei uno che fa il mio mestiere, e cioè hai un ruolo neutro, nessuno ti chiede di far sorridere e, se hai un problema personale, ti fai forza. Se devi essere un mattatore e sei devastato dal dolore, come fai?